Buongiorno a tutti, oggi siamo qui il primo maggio, ci troviamo a Civitavecchia e siamo sulla motonave Nuraghes. Dal comandante Vittorio Esposizione, direttore di macchina Luigi Drei, oggi siamo qui per fare gli auguri del primo maggio. Nel primo maggio si parla di lavoro, anche che abbiamo una situazione così tragica in Italia, ma queste cose le dobbiamo fare, sennò si dimenticano tutti. Vorrei dare un augurio a tutti quei marittimi che sono lontani dalle proprie famiglie adesso, che stanno navigando negli oceani e stanno a mezzo a maltempo dove si trovano in tutto il mondo. Voglio dare un pensiero a quei marittimi che sono a tutti mentre che sono mari pirati, che sono ancora sequestrati, e questi lavoratori sono da mesi e mesi sequestrati, un pensiero anche a loro. Un pensiero forte va ai nostri colleghi che da un anno abbiamo perso un paio di colleghi, vorrei dire alle proprie famiglie, noi non ci possiamo mai dimenticare delle persone stupende che avevate. Navigheranno sempre con noi e il pensiero nostro va alle vostre, a voi che siete le famiglie che ora state sempre questa persona, ma per noi rimane le cuore e navigheranno sempre con noi. Ma qui carabinieri, che è successo a Palazzo Chigi per la figlia e per quello che sta succedendo. Un pensiero va ai Marò, un pensiero va a tutte quelle persone che oggi non possono navigare e per cercare un pezzo di pane stanno a casa a fare la fame. Un pensiero va anche a me. Un pensiero d'augurio va a tutti quanti voi, un augurio sincero alla ditta Izzi, i lavoratori che si trovano qui presenti. Faccio un augurio grande a tutte le nostre famiglie, di tutti i marittimi che si trovano lontano adesso in questi giorni. Vorrei fare un augurio tantissimo al sito Torre d'Amare per l'informazione che ci dà tutti i giorni per sapere quello che succede sulle navi. Con questo voglio finire. Ragazzi, augurione a tutti quanti di voi, e cercando di trovare un po' di pace e serenità per tutti i marittimi che sono a problemi e non possono navigare. Un augurio di cuore e grazie a tutti quanti voi.